Zanetti che sbaglia però il tiro e quindi può ripartire Tortona. Arriva subito la schiacciata, lo scarico del suo compagno Boglio, uno dei giocatori in prestito di Tortona. Lo avevamo detto che penetra in possesso di palla, partita molto bella fino a questo punto con Gallo che scippa il pallone al numero 12 di Tortona, poi parte in contropiede. Campionato di eccellenza lombarda Under 19, già dall'altra parte però Ivanovskis per Sar, prova a ragionare Cremona, blocco di Diavara, lo sfrutta Sar per liberare il tiro da tre con 14,5 punti di media in stagione. Intanto la tripla da parte di Sar, il primo ferro. Allora può ripartire Ferrari, Tambue, Baldi, Baldi prova ad alzarsi dalla lunga distanza. Il canestro controlla, rimbalzo Gallo. Biagini ovviamente, non Giannini, il numero 10 di Tortona. End off mancato di Zacchigna per il suo compagno. Poi arriva la mani di Galli che fa ripartire i suoi. Si va da Zanetti che cerca la schiacciata. Lo terzo quarto, neanche un secondo per riposarsi. Prova ad attaccare Cremona con il tiro dalla lunga distanza. Al vetro Ferrari, Boglio, loro, si torna da Boglio, marcato da Galli, ribaltamento totale per Ferrari che non tira, ma finta la tripla, fa saltare, finta il tiro da tre, poi penetra, grande appoggio al vetro, ma c'è solo il ferro per lui, riparte Tortona con Baldi per Boglio! Di altri momenti, Sar per Ivanovskis, sotto canestro per Diavara, ribaltamento per Zanetti, prova la tripla! Anche due falli commessi, prova Ivanovskis, un gancio che non sarebbe mai venuto! Filippo Gallo possesso adesso, marcato da Boglio, ancora Gallo! Rimbalzo, guardate un po' di chi è Filippo Gallo. In questo momento 9 rimbalzi per lui! 72-67, si va poi da Ferrari e loro da solo in angolo, step back sulla difesa di Galli! Zanetti e non si va infatti nell'angolo, ma si va alla palla recuperata da parte di Gallo, dietro schiena, incredibile! Fa saltare tutti! Non è vero! Anche il secondo segna, che viene segnato, e probabilmente sarà proprio Barbieri. Eccolo Baldi che riceve, poi prova a tirare dalla lunghissima distanza, tabellata che non va a segno, rimbalzo è di Zacchigna, però un rimbalzo, due palle perse, due palle rubate, due assi. Poi dati statistici, riprova Boglio a 13 secondi dalla fine, deve tirare da tre, tira! Secondo a segno. Barbieri poi va da Baldi che sbaglia il tiro, solo primo ferro, recupera la palla Ivanovskis e vince la partita la Vanoli Basket Cremona.